Buongiorno, buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento quotidiano e buongiorno a te Giovanni. Ma siamo partiti veramente di corsa, va bene. Buongiorno Antonello, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Bello fresco oggi e anche umido. Assolutamente, abbiamo parlato del maltempo, purtroppo è C'è qualche arrivato ed nervo è sciatico che presente. si lamenta qui. E beh, è mali di stagione, come si dice. Succede. Ecco, facciamo subito il punto sulle notizie delle ultime ore. Lo sapete, una frana ha interessato nelle scorse ore il comune di Maratea. Prima di raccontarvi tutti gli aggiornamenti e prima di capire anche quello che accadrà nella mattinata odierna su questa notizia e soprattutto quello che si vorrà mettere in campo per superare i disagi, i problemi che in queste ore la comunità a Maratea sta vivendo, e in particolar modo per una viabilità che risulta compromessa. Vediamo cosa è accaduto nelle scorse ore. Nel nostro servizio ricostruiamo proprio quello che è accaduto a Maratea e vediamo insieme le immagini della frana. Detriti e massi hanno raggiunto il mare. Ancora una frana a Maratea, nel territorio di Castrocucco, da un costone roccioso che sovrasta la statale 18. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Non ci sono stati feriti. È accaduto prima dell'alba. Carabinieri e ANAS hanno deviato il traffico su percorsi alternativi. La situazione è gravissima, fanno sapere dall'amministrazione comunale. Il sindaco Daniele Stoppelli ha immediatamente allertato il governatore Luca Nobardi e l'assessore regionale Merra. In mattinata sono cominciati i sopralluoghi coi tecnici della Protezione Civile per stabilire la reale entità dei danni. Letteralmente distrutto un tratto di strada che collega la Perla del Tirreno con la parte nord della Calabria. Il bilancio poteva essere gravissimo, mentre abbiamo ancora negli occhi le immagini drammatiche di Casamicciola. Non è la prima volta che si verificano eventi del genere a Maratea. Un episodio simile, tra i più gravi, è accaduto 15 anni fa. Quel tratto è percorso da chi si sposta da una regione all'altra e se fosse accaduto stamane avremmo pianto vite umane, denuncia la presidente del WWF Parchi Lucani, Valentina Paduano. Soprattutto per zone fragili come la costa di Maratea non c'è più tempo da perdere. Ed è stato annunciato per questa mattina un tavolo di confronto in tecnico piuttosto in regione con l'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra, a cui parteciperanno anche ovviamente il sindaco di Maratea, i dirigenti di ANAS e di Protezione Civile e tra pochissimo avremo modo di comprendere appunto quello che si vorrà fare appunto attraverso la discussione e la convocazione di questo tavolo tecnico per far fronte a questo problema che sta interessando la comunità di Maratea. E restiamo proprio su questa notizia e la approfondiamo con la lettura dei quotidiani oggi, Eh beh. Giovanni. Noi lo abbiamo raccontato ieri, ovviamente sui quotidiani troviamo la notizia questa mattina. Beh, certo, se no come fanno, insomma. E devo dire che la Gazzetta di Basilicata apre con una fotografia, con il titolo Due fotonotizie insieme. Castrocucco di Maratea sotto scacco, il costone travolge statale e spiaggia, chiusa la strada di accesso. Per fortuna il crollo non ha coinvolto le persone. E la cronaca invece è nelle pagine nazionali della Gazzetta. Massimo Brancati, frana la montagna a Maratea. Chiusa la strada, massi nel mare, un boato all'alba, devastata la frazione di Castrocucco. Insomma, è una situazione veramente particolare. Già durante l'estate, sapete, ci sono stati problemi in quella zona in particolare e soprattutto ci sono stati problemi anche per quel che riguardava appunto le presenze turistiche. Maratea non ve la devo raccontare più di tanto, sia ai lucani che ai pugliesi è ben conosciuta, è veramente una cosa notevolissima sotto il profilo del turismo, della bellezza, della ricettività alberghiera. Immaginate la strada chiusa, che problemi ha creato in passato. Ma ora, già ieri mattina nella zona, sono cominciati i sopralluoghi ai quali partecipano i tecnici della Protezione Civile e della Regione Basilicata per stabilire la reale entità dei danni che al momento appartengono
appaiono davvero ingenti. Le operazioni sono state eseguite anche con l'aiuto delle unità cinofile per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Ovviamente sì, c'è preoccupazione anche per le vite umane, non solamente per il movimento franoso. Il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, si dice così, molto preoccupato della situazione che definisce davvero complicata, attende l'esito dei sopralluoghi per capire anche i tempi per la viabilità, per il ripristino della viabilità. Marcello Pittella, consigliere regionale, ha chiesto alla Giunta di sollecitare il governo a concedere lo stato di calamità e devo dire che poi sotto questo aspetto va detto che il quotidiano, anche lui apre con la stessa, e l'inquadratura è grossomodo la stessa, anche come quella della Gazzetta, la vediamo qui, fotonotizia, Maratea, il colpo fatale della frana, si stacca un pezzo di montagna cancellata per 200 metri, la statale 18, i detriti sono finiti in mare, situazione drammatica con conseguenze micidiali per il prossimo Natale e anche per l'estate, conoscendo i tempi nostri, insomma, diciamo italiani, perché non è che al nord sono più veloci. Nessun ferito, ma poteva essere una strage. Ed eccola qui, frana il costone, statale devastata, tragedia scongiurata, ma la strada è chiusa. Il sindaco dice la situazione è gravissima, pauroso lo smottamento nella notte, i massi raggiungono il mare, miracolati i pendolari passati poco prima. E poi ancora, la regione ha convocato per oggi una riunione di emergenza, della quale ovviamente immagino se ne occupa in particolare l'assessore al ramo, mi pare sia Donatella Merra, festività ed estate a rischio, ed è il presidente del consorzio turistico Salerno che mette subito in maniera pragmatica questi temi sul tavolo della trattativa, anche trattativa sul tavolo delle verifiche. E Salerno, i danni sono enormi, serve intervenire subito e programmare. L'allarme e l'appello lanciati dal presidente del consorzio turistico, vogliamo essere presenti ai tavoli di emergenza in tutte le sedi. E poi ci sono le reazioni, sono tante, abbiamo visto intanto la reazione di Marcello Pittella, ma anche Manuel Chiappetta, Europa Verde, interrogazione sui piani di protezione civile, Braia, consigliere regionale, il mio pensiero e l'impegno rivolti a Maratea di Sanzo, anche la provincia saprà fare la sua parte, su questo tutti si sono, e c'è, vediamo anche la foto del consigliere regionale Mario Polese che è proprio qui sul luogo del disastro, lo vediamo fotografato sul luogo appunto della frana, insomma il quadro è quello di muoversi velocemente e sotto questo aspetto mi sembra che almeno per ora, sotto il profilo della rapidità, non ci siano difficoltà da parte della regione. Lo leggevi poc'anzi, Giovanni, tavolo emergenziale convocato questa mattina presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, convocato dall'assessore al ramo Donatella Merra, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Salutiamo l'assessore, buongiorno e bentrovata assessore. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Appuntamento fissato per questa mattina al suo dipartimento, cercherete di trovare delle soluzioni per questa situazione di emergenza che sta vivendo ovviamente la comunità di Maratea. Sì, un tavolo che abbiamo convocato immediatamente con tutte le parti coinvolte, ovviamente oltre al sindaco, la protezione civile, l'ANAC, l'ufficio infrastrutture e l'ufficio difesa del suolo. Vero è che purtroppo, se vogliamo, per fortuna per altri versi, la regione Basilicata e nello specifico il presidente Di Tobaldi come responsabile della protezione civile già una settimana fa aveva richiesto lo stato di emergenza per la comunità di Maratea già in riferimento al precedente evento della frana di Marina di Maratea. Quindi questo è un elemento purtroppo che si va ad aggiungere, che sarà integrativo della richiesta già formulata, come sappiamo sotto certi punti di vista ancora più grave, più preoccupante, massi di grosse dimensioni hanno subito questo disgaggio che ha coinvolto la SS18 e sono di fatto finiti fino in mare.
Questa mattina capiremo rapidamente come mettere in sicurezza l'area, come e se è possibile rimettere immediatamente in sicurezza l'arteria, su cui ricordiamo il fenomeno della cavità Macchi è un fenomeno storico, tant'è che con grande immediatezza si è cercato di portare avanti, pur con le difficoltà dovute alla stagione estiva, per consentire alle strutture del posto di esercitare normalmente le loro attività, però stanno procedendo rapidamente i lavori sulla SS18 di realizzazione delle gallerie, proprio perché di fatto è l'unico sistema strutturalmente garantito per superare questo problema annoso della cavità Macchi. Certo, Assessore, stiamo vedendo proprio in questo momento le immagini della frana e della caduta Massi, come raccontava puntualmente anche lei, finiti fino al mare. Chi parteciperà a questo tavolo in mattinata? In mattinata ci sarà, oltre ovviamente alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture, che rappresenta al momento anche momentaneamente la dirigenza sia dell'Ufficio Difesa del Suolo che dell'Ufficio Infrastrutture, ci sarà la Protezione Civile, ci sarà il capo compartimento regionale ANAS e i suoi tecnici, e ci sarà la comunità rappresentata ovviamente dall'amministrazione comunale di Maratea, il suo sindaco. Hanno chiesto la partecipazione anche alcuni colleghi consiglieri di minoranza, tra cui lo stesso Mario Poletta, a cui ovviamente ho manifestato la mia massima disponibilità, quindi un tavolo in cui, oltre alle parti diciamo tecnicamente coinvolte, anche la politica si riunisce per comprendere quali sono le soluzioni più immediate. Certo, Assessore, noi la ringraziamo per averci fornito questa anteprima, racconteremo insieme ai nostri telespettatori nel corso dei nostri notiziari quanto deciderete nel corso di questo tavolo che seguiremo con le nostre telecamere. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi, a presto. A presto e buon lavoro. Buon lavoro all'Assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, che ci ha raccontato, Giovanni, quanto si farà per rispondere a questa emergenza, emergenza che sta interessando il comune di Maratea, lo avete sentito, ci sarà questo tavolo emergenziale con tutti gli attori coinvolti a livello tecnico per cercare di dare delle soluzioni immediate a questo problema, che sta anche ovviamente conoscendo un interessamento dal punto di vista politico, con un dibattito che evidentemente anche attraverso l'impegno del Presidente della Giunta e delle minoranze arriverà sui tavoli nazionali con questo atteso riconoscimento dello stato di emergenza. Ecco, per la verità va anche detto che sui tavoli nazionali c'è anche un altro argomento che conosciamo, che è quello di Ischia, e come dimenticarla, si allarga la zona rossa intanto, a Ischia si scava ancora per trovare i dispersi, e poi oltre questo, perché c'è una preoccupazione aggiuntiva che è quella del maltempo, quindi preoccupa il meteo, sono in arrivo nuove piogge su tutta l'area, quindi calcolate sul fronte tirrenico, sia nelle isole ma anche sulla costa, come abbiamo visto per Maratea, preoccupazione ce n'è e tanta, ma il maltempo, tra l'altro ci sono venti forti in particolare in Puglia, e allerta arancione sul Salento, un po' meno grave la situazione per quel che riguarda invece diciamo le aree interne della Puglia e la Basilicata, ma lo stesso le preoccupazioni sulle aree interne, Basilicata interna e Puglia interna, quindi l'Alta Murgia e anche il resto, però la preoccupazione persiste per tutti quanti. Perché? Ma perché c'è un problema che noi abbiamo, come dire, noi lucani abbiamo esperito grazie a chi ce l'ha detto da sempre, il famoso sfasciume idrogeologico che riguardava il territorio lucano, ma abbiamo capito che riguarda Puglia, Basilicata e buona parte dell'Italia, insomma il problema è che siamo tutti sotto lo schiaffo della fragilità del territorio. Ma immaginate, per esempio, come nota di cronaca va data, insomma, in provincia di Lecce, a Presicce, Sant'Andrea, c'è la statua di Sant'Andrea, forte vento e piogge molto molto forti, nel giorno della festa è venuta via l'aureola del santo, è proprio volata, retta con, si è staccata la colonna, era retta da un supporto ovviamente di metallo, però
è volata via. E quindi sotto questo aspetto è chiaro che il tempo non è clemente con nessuno, Antonello, neppure con i santi, devo dire. E va detto poi ancora, gli oltre 290 sfollati di Ischia stanno parlando, proseguono le ricerche dei dispersi, una tragedia che ci ha reso morti dentro, dicono. Casamicciola poi, da turisti a volontari in mezzo al fango, anche perché si sono mobilitati immediatamente tutti, gli stessi abitanti stanno lavorando a ritmo continuo, proprio per far fronte a questa emergenza. E il tempo purtroppo non promette assolutamente nulla di buono, il tempo meteorologico. Speriamo di raccontarvi subito, quanto prima, delle soluzioni che sono state, le soluzioni che saranno appunto individuate per far fronte a questo problema che sta interessando proprio il comune di Maratea e ovviamente non solo il comune di Maratea, come ricordavi Giovanni, perché il fenomeno appunto del dissesto, dei problemi legati al maltempo interessa un po' tutto il territorio lucano, pugliese e non solo. C'è chi sta parlando in queste ore di ripresa, di ripartenza, con dei momenti in particolare di riflessione, ad esempio come quello organizzato dal Sole 24 Ore e da Confindustria, l'Innovation Day, che nelle scorse ore, per la settima tappa, ha visto ovviamente il dibattito spostarsi nel capoluogo pugliese, a Bari. Vediamo com'è andata. Come far ripartire il sistema paese dopo la pandemia? Come e quanto il PNRR può essere funzionale a centrare l'obiettivo? Punta a trovare risposte a queste domande Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore di Confindustria. A confronto nella settima tappa, quella dedicata alla Puglia, imprese e istituzioni locali, soprattutto sulla transizione digitale ed ecologica. Perché, come rilevato da uno studio di Banca Italia, l'efficacia dei singoli interventi del PNRR nelle varie regioni dipenderà anche dalle condizioni di partenza dei territori e tra queste il grado di digitalizzazione delle economie locali avrà un ruolo trasversale e determinante. Sì, assolutamente sì, diciamo, la Puglia in questo momento è una delle regioni che è più in corsa nella sua trasformazione, nella sua evoluzione, per cui diciamo, è un'ottima posizione per poter sfruttare al meglio gli investimenti del PNRR. Io credo che siamo un punto di partenza di altissimo livello, e credo che il mio pensiero sia avvalorato dai dati. Secondo l'Agenzia di Coesione, la Puglia è la regione che ha speso più fondi comunitari, che è stato in grado di spendere e movimentare oltre 7 miliardi di investimenti, di mobilitare, di reggere una pandemia in un momento di grande difficoltà, aiutando anche le piccole imprese a sopravvivere. Pensate che oltre 4.000 imprese hanno avuto i nostri incentivi legati all'autoimpiego, pensate a qual è stata la crescita del settore start-up, portando essere una delle ultime regioni a livello nazionale, essere la settima in questo settore. Significa che c'è una grande capacità, c'è un fermento, c'è un'attrattività della Puglia nel Mezzogiorno. Questo grazie al lavoro indubbio del nostro assessorato, anche che ho ereditato e che quindi io cercavo di dare continuità e impulso, ma anche grazie al lavoro di Puglia Sviluppo, che riesce a essere proattiva e veloce nelle risposte che vengono date direttamente alle imprese, dalle piccole alle grandi. Stiamo provando a costruire una filiera che non lasci nessuno indietro e che guardi con grande avanguardia a un futuro che può utilizzare anche il digitale come vettore di moltiplicazione. Il tessuto ICT pugliese è un tessuto estremamente effervescente, in questo momento ci sono circa 7.800 aziende iscritte alla Camera di Commercio che si occupano di ICT e il trend di crescita è di circa il 6,3%, quindi è un trend di crescita importante, mentre il numero degli addetti è di circa 16.800 con un trend di crescita dell'8,9%, quindi è un settore che si sta evolvendo molto velocemente anche in termini di numeri, di capacità, di consistenza sul territorio.
Quello che però poi bisogna osservare è che in realtà la dimensione media delle nostre imprese è estremamente piccola. Quindi le imprese che vanno dai 0 a 9 addetti sono circa il 96,2% del numero che vi ho citato prima. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro sistema è estremamente vivace, però costituito da piccole realtà, ed questa è una delle motivazioni per cui è un sistema che difficilmente riuscirà a incidere su quelli che sono i processi principali che si stanno svolgendo a livello nazionale e internazionale in ambito S&T. Quindi in questo momento siamo, anche per le grandi imprese che arrivano sul territorio, di fatto una base produttiva, quindi un luogo in cui sostanzialmente fare produzione. La sfida che noi dobbiamo affrontare come territorio regionale è di fare in modo che questa effervescenza generi valore, cioè ci consenta di creare prodotti e servizi, di incidere sui processi nazionali e internazionali e fare in modo che le imprese che sono arrivate sul territorio non permangano sul territorio semplicemente perché ci sono delle opportunità contingenti, ma perché qui trovano un valore che le spinge a portare, a creare sviluppo sul territorio, a portare manager, a creare centri di ricerca e così via. Solo in questo modo che riusciamo a far divenire il territorio, a fare in modo che questo processo diventi non reversibile, cioè si radichi e quindi poi nei prossimi anni possa effettivamente generare sviluppo. Diversamente per il territorio regionale sarà un'occasione persa e magari una bolla di cui poi dovremo pagare le conseguenze. Ed eccoci qui, va detto per la verità che forse un minimo di nota critica rispetto proprio al titolo, come ripartire, o meglio rispetto all'argomento, non al titolo, all'argomento in sé, come ripartire dopo il Covid, dopo che, durante il Covid, come ripartire. Guardate, il dato è ancora una volta di quelli che non fanno proprio, non ci tengono tranquilli, perché è vero che abbiamo anche una recrudescenza che era tra l'altro prevedibile per quel che riguarda i fattori dell'influenza, il freddo che arriva e tutto il resto, ma ieri in Puglia, non vi do il dato dalla Basilicata, forse lo avremo domani a Iuvante Deo, i positivi sono 1501, anche 6 decessi in Puglia. Quindi in Puglia 1501 nuovi casi di positività al Covid su 9158 test giornalieri per una incidenza del 16,39%, sono 6 i decessi riportati nel bollettino della Regione. I nuovi casi sono distribuiti come al solito in maniera molto particolare, dove però è il Leccese questa volta che vince ai noi, è in testa alla classifica, nel Leccese 483, segue poi i Bari con 347, Bari e provincia come casi, e poi ancora vediamo ascendere 212 nel Foggiano, 174 a Taranto, 172 a Brindisi e 92 nella Bat. Insomma, poi ci sono anche i residenti, ci sono alcuni che sono residenti fuori regione, e sono 17 persone risultate positive in Puglia. Delle 14.635 persone attualmente positive, 218 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Insomma, 1501 casi in 24 ore, 6 decessi, un po' ci fa preoccupare, quindi bisogna secondo me pensare alla ripresa dell'economia giusta apposta alla lotta alla lotta al Covid, perché non possiamo proprio pensare che sia tutto finito e che quindi ripartiamo. No, partiremo come potremo insieme a queste situazioni, sia in Puglia che in Basilicata, della quale non vi posso dare il dato, ve lo dicevo prima, ma sicuramente la battaglia continua e sempre con gli scudi alti, e tenere alta la guardia è molto molto importante, Antonello. Hai perfettamente ragione, Giovanni. C'è anche un problema che è legato invece all'occupazione, che a Taranto ieri ha visto la protesta di 400 lavoratori del call center Enel che sono a rischio licenziamento, e i sindacati si sono trovati in presidio per chiedere la risoluzione della crisi e anche un tavolo di incontro immediato con le istituzioni. Guardiamo le immagini.
Abbiamo deciso di scendere in strada a manifestare, a protestare con le lavoratrici e lavoratori del call center di Enel Energia di Taranto contro i tagli annunciati all'occupazione e al reddito dal nuovo appaltatore del servizio del call center di Enel Energia, la quale in sede di incontro il 23 novembre scorso ha dichiarato che avrebbe assorbito solo una parte del personale attualmente impiegato nel call center, demansionandone un'altra parte e lasciando a casa una parte dei lavoratori con mansioni di staff o con contratti a termine. Parliamo di 450 famiglie tarantine coinvolte in questa vicenda, in un arretramento sostanziale delle loro condizioni di vita. E per questo siamo in strada oggi, siamo in strada davanti alla sede del committente Enel per richiamare appunto il committente alla sua responsabilità, alla responsabilità di garante delle condizioni di lavoro dei lavoratrici e dei lavoratori, per invocare l'intervento delle istituzioni. Nella trincea di Taranto non è pensabile che si apra un nuovo fronte di crisi che coinvolga 450 famiglie. Qui siamo di fronte a un paradosso che il committente, un committente partecipato dallo Stato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come Enel appunto, da un lato con una mano intasca gli extra profitti derivanti dai rincari delle bollette, dall'altro appalta al massimo ribasso il servizio di assistenza clienti. Nel mezzo c'è la vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici. E vedremo come andrà a finire anche questa vicenda a Taranto. Giovanni? Beh, sì, sicuramente questo è molto importante. Il discorso di Taranto, come già abbiamo sempre ricordato, perché bisogna sempre fare i conti con la situazione in particolare appunto del grande colosso di Arcelor, ex ArcelorMittal, ex Ilva, tutto quello che volete, ma bisognerà trovare un percorso possibile che sia quello che permetta da un lato di tutelare la salute delle persone e dall'altro anche di riprendere, casomai con sistemi anche differenti, alternativi, riprendere e tutelare i posti di lavoro grazie alla produzione. Sicuramente c'è un discorso che all'attenzione di tutti, perché perdere un riferimento di questo tipo potrebbe essere molto molto particolare, insomma è molto pericoloso, anche perché poi vediamo come su questo argomento, no, ci sono anche parole forti come razzismo ambientale a Taranto. La Corte d'Assise affonda i colpi sulla gestione dell'Ilva e cita Benjamin Chavis. Tra i 22 imputati condannati ci sono anche Fabio e Nicola Riva, ex proprietari della fabbrica ionica. Tutte le parti processuali hanno tempo sino al 13 gennaio per studiare le 3.700 pagine della sentenza e proporre appello eventualmente. E tutto questo ovviamente non va dimenticato. C'è una grande attenzione, soprattutto anche questa definizione di razzismo ambientale, no? Che è molto molto forte, ripresa ovviamente da un leader dei diritti civili afroamericano, Benjamin Chavis, nei primi anni 80 disse questo parlando appunto di situazioni particolari che avevano a che fare con il territorio e con l'ambiente. Certo Giovanni, anche su questo fronte, oltre a quello appunto dei lavoratori dell'Enel che hanno protestato ieri con i sindacati in campo, c'è sempre, come ricordavi, quello dell'ex Ilva di Taranto. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Adesso torniamo a parlare della manovra finanziaria, lo sapete, approderà in Parlamento il 20 dicembre prossimo, sono previste delle sedute prima di Natale fino a mezzanotte per far sì che venga approvata e ovviamente per dare risposte subito, celeri, immediate all'intero Paese. Il 7 dicembre è previsto un nuovo incontro tra i sindacati e il Premier Giorgia Meloni per cercare di individuare anche dei miglioramenti da approntare per far sì che questa manovra finanziaria soddisfi le esigenze un po' di tutti. Da un lato CGIL e UIL vogliono procedere verso uno sciopero, invece più cauta la CISL
a livello nazionale. Noi ci colleghiamo con Antonio Castellucci, segretario della CISL in Puglia. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Stavamo parlando proprio di manovra finanziaria, ci sono delle attese, la CISL propone la strada della mediazione, lo fa il segretario Sbarra e lo fate voi insieme a lui. Sì, assolutamente sì, noi ieri abbiamo fatto un esecutivo dove innanzitutto di questa manovra finanziaria dobbiamo comprendere il contesto generale, quindi siamo con una crisi mondiale, quindi una guerra in corso, il caro energia, la pandemia, un'inflazione. Vediamo innanzitutto gli esiti del 7 dicembre, l'incontro che si avrà con il governo, però la nostra valutazione è abbastanza articolata della finanziaria, della legge di stabilità. Ci sono, diciamo, luci ed ombre, è ovvio che di un governo insediato qualche mese fa non possiamo pretendere sicuramente riforme che chiediamo da anni. E quindi rispetto alla manovra dei circa 35 miliardi messi sul tavolo, oltre 20 vanno diciamo sul versante dell'emergenza, quindi delle famiglie, del caro energia. E questo, diciamo, è un giudizio positivo da parte nostra, tendenzialmente positivo, come così ci sono anche altre osservazioni che ci fanno comprendere che comunque si va diciamo, verso l'esigenza dei cittadini. È ovvio che il giudizio si fa anche critico rispetto a quello che devono essere poi un ragionamento di strutturare che va dalle riforme, ma quello per esempio sull'occupazione, sulle infrastrutture, sulle strategie industriali, energetiche del Paese. Tra le misure che noi giudichiamo positive sicuramente l'assegno unico, quindi che viene maggiorato per esempio del 50%, come l'aumento dell'ISE fino a 15 degli sconti in bolletta fino ad un ISE di 15.000 euro, ma così come anche la riduzione del cuneo fiscale, la decontribuzione che è stata inserita, che di fatto sono state anche richieste, come dire, fatte in questi mesi da parte della nostra confederazione, della CISL, dal nostro segretario generale. E quindi su questo noi vogliamo, come dire, aprire un confronto anche su quelle questioni che ovviamente vanno affrontate in maniera strutturale. Serve aprire subito un confronto su quello che le riforme del fisco, delle stesse pensioni, ma rispetto anche ad uno sviluppo del Paese. Non ci dimentichiamo che di questa partita, non ci dobbiamo dimenticare che non c'è soltanto la legge di stabilità, ma abbiamo anche circa 200 miliardi da spendere per il PNRR. E quindi la CISL è pronta a confrontarsi attraverso quel percorso che ci siamo dati di responsabilità, anche perché proclamare oggi uno sciopero sicuramente i lavoratori, i cittadini non lo capirebbero, anzi probabilmente si andrebbero ad alimentare, a contrapporre lavoratori e imprese in una fase, come dicevo all'inizio, in un contesto molto complicato dove chiediamo produttività, dove chiediamo lavoro, dove chiediamo più risorse in tasca ai lavoratori. E quindi rispetto a questa decisione noi siamo pronti a confrontarci con il governo, sicuramente saremo già pronti a spiegare ai nostri iscritti, ma ai cittadini in generale, il perché di queste scelte della Confederazione, appunto, che sono scelte sicuramente di grande responsabilità. Certo, e come dice, per questo la CISL propone assemblee nei luoghi di lavoro, proprio perché vi è la necessità, l'intenzione di ascoltare i lavoratori, di ascoltare ovviamente i rappresentanti dei diversi settori produttivi per arrivare ovviamente a delle proposte che tengano conto delle reali esigenze dei lavoratori. Ma assolutamente sì, noi dobbiamo, ma è un percorso che noi abbiamo già avviato negli ultimi anni, è quello soprattutto dell'ascolto, e quindi vogliamo anche ascoltare la nostra base, cioè i nostri iscritti, e sicuramente anche rispetto all'ultimo anno su cui abbiamo anche, come dire, fatto tutto il percorso congressuale, dove per noi la partecipazione è fondamentale, il confronto, il nostro slogan era esserci per cambiare, quindi noi vogliamo esserci a quei tavoli di confronto perché ci vogliamo confrontare con il governo, ma soprattutto ci vogliamo confrontare
con i cittadini, i lavoratori e tanti pensionati che oggi davvero hanno grosse difficoltà. È ovvio che ci sono tante criticità, cito la sanità per esempio, abbiamo necessità sia a livello come paese, ma anche mi riferisco per esempio in ambito regionale, di rivedere davvero le risorse destinate alla sanità, perché abbiamo estremamente necessità di guardare a quelle fasce più deboli, ma soprattutto di avere una sanità appropriata. Certo, ha ragione. E resta importante, lo abbiamo fatto dall'inizio di quest'anno, abbiamo parlato spessissimo di morti sui luoghi del lavoro e nelle scorse ore ha partecipato anche a un incontro, a un convegno per ribadire come la lotta agli infortuni più in generale sia prima di tutto una questione da affrontare con un approccio culturale. Sì, allora innanzitutto bisogna dare atto alla bella iniziativa che è stata organizzata dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro, certo, in collaborazione con l'INAIL, però il valore aggiunto di questa iniziativa è stato, come dire, ascoltare tutta una serie di proposte, e quindi al di là della retorica, ma di proposte rispetto a quello che si può fare realmente in Puglia, ma riguardava anche un po' la Basilicata, ma nel paese se vogliamo. E quindi si è discusso, ci sono state più voci, docenti universitari, lo SPESER, l'Ispettorato del Lavoro, quindi imprese, lavoratori, quindi le organizzazioni sindacali. E quindi rispetto a questo la nostra proposta come sindacato è molto chiara, ben precisa, anche perché se andiamo a guardare i dati, ahimè, del 2022 ci sono più denunce di infortuni e di malattie professionali. Nei primi 10 mesi dell'anno continuiamo ad occupare il 6° posto come Puglia in termini di morti sul lavoro. E quindi è un dato abbastanza preoccupante, quindi significa che quello che abbiamo fatto, si sta facendo, non è ancora sufficiente. Noi ci siamo, come dire, soffermati su 2 o 3 questioni, ovviamente su quello che è il pezzo, come diceva lei, della cultura, perché al di là degli accessi ispettivi è importante fare un salto di qualità in termini culturali, capire che il investire in sicurezza e salute sul luogo di lavoro non è un costo. Do solo un dato, che negli ultimi 10 anni il costo, diciamo, in termini di economici e sociali è stato tra il 3 e il 6% del PIL nazionale. Se poi andiamo ancora nel dettaglio, ci sono studi dove ci forniscono dati interessantissimi, che un euro investito in sicurezza e salute in un contesto lavorativo andrebbe a sviluppare oltre 2 euro in termini di ricadute positive sia per le imprese, per la società, ma anche per la stessa sanità poi. Certo. E quindi rispetto a questo ragionamento noi abbiamo detto che comunque le leggi ce l'abbiamo, c'è il decreto legislativo 81, la Puglia ha la legge 8 del 2014 voluta proprio dalla stessa CISL attraverso una raccolta di firme, però di fatto probabilmente non si riescono ad applicare fino in fondo queste leggi. E quindi 2 o 3 questioni velocissime. Una è quella lì della precarietà anche del lavoro, perché i lavoratori, le lavoratrici che vengono assunte per periodi a tempo determinato, brevi, probabilmente non hanno la possibilità di avviare un percorso formativo di addestramento necessario e quindi sufficiente per appunto avere una tranquillità anche in termini lavorativi. E l'altra questione su cui c'è anche un'incidenza di infortuni e di morti sul lavoro l'aumento dell'età anagrafica, perché ci ritroviamo in tanti settori, potrei fare l'esempio dell'edilizia, che si lavora oltre 60-65 anni, è inimmaginabile che si possa salire su un'impalcatura a quell'età. E quindi intervenire su alcune questioni, appunto, che ovviamente sono anche a carattere nazionale, penso che sia fondamentale, come sarà fondamentale, così come veniva detto anche da lei, rispetto a quello che è il processo culturale, investire i giovani nella scuola, portare all'attenzione della salute e sicurezza in ambito scolastico, perché è fondamentale e parliamo del nostro futuro.
Certo, assolutamente. Siamo d'accordo con lei, segretario. Grazie per la sua disponibilità. Buon lavoro e a presto. Grazie ancora per l'invito. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ringraziamo Antonio Castellucci, segretario generale della CISL in Puglia. Torno da te. Questi argomenti sono argomenti pesantissimi che hanno a che fare proprio col PNRR. Sapete che il PNRR riguarda praticamente il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, che va ad inquadrarsi dentro il programma Next Generation EU, quindi Europa Unito. Il pacchetto è da 750 miliardi complessivo. Da noi abbiamo una serie di miliardi, sono 191, non sono pochi, e poi ci sono gli obiettivi, le mission cosiddette, come le chiamano loro, parlano sempre molto difficile, devo dire. Intanto la prima, digitalizzazione, innovazione e cultura. Immaginate su questo argomento quanto bisogna fare per la burocrazia. E il Corriere del Mezzogiorno Puglia mi viene in soccorso e mi dice: burocrazia, conto da 2,47 miliardi, cioè 2 miliardi e mezzo quasi, no? L'impatto di pastoie normative e lungaggini sull'efficienza delle aziende, i dati provincia per provincia, il dossier è quello della CGA di Mestre, che è l'ufficio studi proprio di Mestre, e quando ci rimettono le imprese in Puglia ogni anno. Ma non solo, si parla anche di rivoluzione verde, transizione ecologica, mobilità sostenibile, nuove infrastrutture, più istruzione di qualità e rilancio della ricerca, inclusione e coesione per donne e giovani, salute, rafforzare l'assistenza di prossimità, salute intanto, perché andiamo a vedere, troviamo 5 mesi per una gastroscopia, e siamo in tutta Italia, non è un problema Apulo Lucano, 5 mesi per una gastroscopia, noi prigionieri delle liste d'attesa, perché il problema qual è? Che l'inchiesta di Repubblica sta mettendo in luce i tempi per proprio le lungaggini per accedere alle visite e esami da Milano a Palermo, fino a 200 giorni per una risonanza che la sanità dovrebbe garantire in 10 giorni. Ovviamente parliamo della sanità pubblica, perché se metti mano al portafoglio, come si dice in gergo, se metti in dialetto uternis su bangone, è sicuro che poi ottieni quello che vuoi ottenere. Il problema è che noi la sanità pubblica la paghiamo con le nostre tasse da sempre, con tutto quello che viene prelevato, e non riusciamo ad averla. I medici sono un po' arrabbiati con Schillaci in particolare, perché non deve fare, non è un problema di aumenti ma di rinforzi, perché si lavora moltissimo. Va detto poi, pensando a tutto il discorso della manovra finanziaria, abbiamo visto che si andrà in aula, si starà in aula probabilmente fino al 24 dicembre, certo. Diciamo a tardo pomeriggio, anche la notte. La Meloni ha detto: io sono pronta a stare in aula anche il 25 dicembre, ma ha anche detto che lei però, voglio dire, risiede a Roma, gli altri parlamentari devono anche rientrare, no? Ma vediamo anche opzione donna, il governo è diviso, scontro tra i sindacati sullo sciopero, quindi anche questo, la ministra Calderone prova a smussare la stretta sull'anticipo pensionistico, ma Giorgetti blinda i saldi della manovra. E poi vediamo ancora, Fratelli d'Italia vuole far ripartire il super bonus, mentre Meloni congela il MES, fallito il blitz del terzo polo sul fondo salva stati, ve lo ricordate, bocciata la mozione per la ratifica entro l'anno, cambia il decreto rave, manifestazioni escluse, ma resta la pena a 6 anni, stretta solo per raduni musicali illegali, sì alle intercettazioni, Fratelli, o meglio Forza Italia di traverso su assoluzione inappellabile per il PM. E poi ancora abbiamo altri fatti che riguardano, ma sono fatti all'atere insomma, no? Che riguardano in particolare il discorso della politica italiana, ma torniamo prima a Bruxelles, concorrenza ed evasione, tutti i timori di Bruxelles sulle riforme a rischio. La Commissione pare, secondo il retroscena, come dire, messi in luce in questo articolo da Federico Fubini, la Commissione definirà la legge di bilancio solo parzialmente in linea. E poi il discorso della politica italiana, dal governo aperture a Calenda, Salvini ironico, diamogli un cantiere, contatti tecnici, sarà esaminata ogni proposta, il pressing di Berlusconi, novità sul super bonus.
sbare, poi ancora dalle pensioni alle famiglie, la sfida tra i partiti sui 400 milioni di tesoretto. Salvini fa l'ironico, però anche lui grosso modo ha avuto un cantiere, non è che abbia avuto molto. Situazione difficile, va evitata ad ogni costo l'esercizio provvisorio. Io a questo punto mi taccio. E ci torniamo tra pochissimo sui quotidiani. E ricominciamo dopo. Ma. Sì, sì, perché vorrei collegarmi con Pasquale Regina, sindaco di Toritto, hai parlato di economia e parliamo di economia ma da un altro punto di vista. Innanzitutto salutiamo il sindaco, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per l'invito ovviamente. Ecco, grazie a lei sindaco. Iniziamo questo racconto parlando di Toritto, parlando in particolare di predissesto, perché il suo comune è in predissesto, ma c'è una bella notizia che possiamo condividere con i nostri telespettatori, dando anche ovviamente la possibilità a lei di argomentare rispetto a questo tema, che probabilmente uscirete prima dal predissesto. Vi siete impegnati e state raccogliendo alcuni risultati. Grazie per questa premessa. Sì, sostanzialmente è andata così, nel senso che quando nel 2018 siamo stati eletti, questa amministrazione è stata scelta dalla popolazione, eravamo in una situazione molto difficile, abbiamo ereditato una situazione complicata con un comune in predissesto e con la richiesta del piano di riequilibrio e del fondo di rotazione. C'è stato un impegno costante, continuo da parte dell'amministrazione, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti. Abbiamo svolto bene le prescrizioni che ci erano state assegnate. Siamo riusciti ad intercettare dei finanziamenti a fondo perduto che il Ministero ha messo a disposizione per i comuni virtuosi e un piano di riequilibrio che era diciamo stato previsto per 15 anni, nell'arco di 8 anni siamo riusciti a risanarlo e con il prossimo bilancio di previsione indicheremo il pagamento dell'ultima rata del piano previsto dal piano per diciamo uscire dal piano di riequilibrio e l'anno prossimo andremo in bonus. Saremo un paese virtuoso, non saremo più soggetti ai controlli della Corte dei Conti per diciamo le attività finanziarie e di bilancio. Inizieremo un nuovo percorso autonomo con scelte politiche che consentiranno l'ulteriore crescita di questo paese. È un paese virtuoso, vi invito a venirlo a visitare. Certo, sindaco, sappiamo benissimo che lei ci segue con fedelmente, certo. Sempre, spessissimo, segue il nostro network. Sì, lo faccio con piacere. Siete una televisione, una radio, una televisione che si occupa dell'area, diciamo, della Murgia. Toritto, okay. Insieme ad altri paesi fa parte del Parco dell'Alta Murgia, voi state a Matera. Vi ascolto perché vi occupate di questo bel territorio. Cerchiamo di raccontare bene la Puglia e la Basilicata nella totalità e nelle varie sfaccettature, giustamente anche nelle diverse aree geografiche che poi vanno a comporre le due regioni. Questo ci fa molto piacere, la sua attestazione di stima, ma ecco, vorrei parlare, lo sa, in questi giorni stiamo parlando molto ovviamente di Natale. Oggi è 1° dicembre e diamo il via a un mese magico per tutti, lo sarà anche a Toritto per le famiglie, per i bambini? L'amministrazione si è impegnata a fare in modo che ci sia un bel e lungo periodo natalizio anche a Toritto. Ci saranno attività a partire dal 3 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale e fino all'Epifania, al 6 gennaio. Ma la cosa che voglio sottolineare è che dopo 2 anni di pandemia, questo è il primo Natale in cui ci si può muovere liberamente. E diciamo l'obiettivo che si è posto l'amministrazione è quello di coinvolgere quanto più è possibile la cittadinanza attraverso le attività commerciali, attraverso le associazioni,
tant'è che moltissime delle attività svolte durante il periodo natalizio sono state sponsorizzate o sono state organizzate da associazioni presenti sul territorio e da attività commerciali. Questo è un modo per coinvolgere tutta la cittadinanza, per far crescere il senso di appartenenza, ma soprattutto il senso di comunità. Dobbiamo ritornare a camminare, ad andare avanti, a guardare con ottimismo e fiducia il futuro. Quello che dice è importantissimo, anche questo senso di appartenenza territoriale e queste esperienze, ecco, di cittadinanza attiva che si concretizzano proprio attraverso anche la preparazione del programma natalizio di una comunità come quella che lei rappresenta, quindi Toritto. Grazie Sindaco per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Torneremo a, a sentirci sicuramente presto. A presto e a prestissimo, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Salutiamo il sindaco di Toritto, Pasquale Regina, torno da te Giovanni, proseguiamo con i quotidiani, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, in effetti dobbiamo intanto solamente pensare a completare questo quadro, manca ancora il discorso, c'è un dibattito in corso, è stata tra l'altro modificata una certa cosa, armi all'Ucraina anche nel 2023, il sì del centrodestra, di PD e del Terzo Polo, bocciata la mozione dei 5 Stelle, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri, il grazie di Kiev, la linea atlantista sulla scia di Draghi, gli aiuti per Zelensky da un bunker alle porte di Roma, insomma pare che arriveranno anche i missili aria-aria o terra-aria italiani prodotti in Italia, proprio arriveranno anche quelli in Ucraina. La trattativa è in stallo invece per quel che riguarda la guida di Copasir e vigilanza sulla RAI, sapete che Copasir va all'opposizione, e la trattativa è in stallo tra PD e Movimento 5 Stelle. Poi ancora c'è questo enorme problema della Juventus che praticamente problemi finanziari sconvolgenti, le telefonate dopo le plusvalenze, ma posso aggirare la Consob, ci sono una serie di riferimenti, i PM dicono tutti sapevano, l'inchiesta si allarga ad altri club in affari con i bianconeri. Per la verità su questo Elkan esclude un nuovo aumento di capitale, no? John Elkan, Conti in rosso, però c'è questa esclusione. Il numero uno di Exor dice non c'è bisogno. Agnelli incontra i parlamentari tifosi con l'amministratore, appunto, con l'amministratore della Superlega. È anche importante citarle queste situazioni perché non è solamente un discorso di io ci causa, giochiamo e ci divertiamo, no, ci sono affari enormi dietro questo, questa strana situazione che riguarda in particolare la Juventus. Ma tornando al discorso che facevamo prima per Kiev, l'Ovest manda generatori a Kiev, l'Unione Europea propone il Tribunale per i crimini russi, la richiesta ucraina anche ai tedeschi, dateci Patriot per difendere i nostri impianti, e insomma, e Putin può sorprenderci, avviare una successione, poi servirà un armistizio come accade in Corea. Questo è il parere di Philip Short, che è uno storico e giornalista inglese, già corrispondente per la BBC. Poi è successa una cosa strana, inaccessibili per ora i siti web del Vaticano, la pista degli hacker, l'ipotesi cybercriminali russi in azione dopo le tensioni. Insomma, anche questo va tenuto presente, mentre il discorso della preoccupazione complessiva per quel che riguarda la situazione ucraina non cede solo alla tensione, ma voglio dire, ci sono le parole del Papa che continua a battersi in maniera molto netta per sostenere e per fare in modo che la guerra cessi, soprattutto in Ucraina. Colpo al cuore del califfato, ucciso in Siria il capo dell'ISIS, è bene ricordarlo, l'annuncio sui canali ufficiali dello Stato islamico, Abu al-Hassan al-Hashimi
al-Quraishi è molto lungo, è morto in combattimento, conferme dal Pentagono, ma eliminarlo sarebbero stati gli ex ribelli ora tollerati dal regime di Damasco. Cosa dirvi ancora importante? È morto Jiang Zemin, erede di Deng, ora la Cina teme nuove proteste, mentre c'è qualche apertura per quel che riguarda il Covid in Cina. Pechino sta allentando le restrizioni, sapete che era veramente una situazione molto molto particolare. E volevo ricordare Mattarella, che è quello che veramente in certi momenti mi fa prendere fiato sotto il profilo proprio morale di una serie di cose, dice: l'omaggio di Mattarella ai talenti italiani a Zurigo, che sono a Zurigo, era lì una visita in Svizzera, andare via deve essere una scelta, non una necessità. E al Politecnico il Capo dello Stato incontra i ricercatori che lavorano a progetti avanzati. Il nostro Paese offre ai giovani prospettive concrete. Siamo vicinissimi, anzi siamo proprio arrivati al ridosso della vignetta, l'andiamo a prendere, prendiamo la vignetta che ha a che fare con la situazione ucraina, punto di svista, LK. Lavrov dice che è l'Occidente che spinge l'Ucraina a continuare la guerra. Risponde l'altro: vede troppi talk show italiani, in questa maniera si documenta Lavrov. Alla prossima! Grazie Giovanni, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Dal 29 novembre è in edicola la nuova guida di Repubblica dedicata alla Basilicata. Guardiamo insieme innanzitutto la cover di questa guida, che cerca di sintetizzare un po' quella che è l'identità della Basilicata, la bellezza di questo territorio che viene scoperto attraverso questa guida con un ampio approfondimento. Cercheremo di comprendere un po' tutto su questo lavoro, i dettagli, come si è arrivati, con Mario Luongo, che è innanzitutto un collega giornalista e poi il coordinatore delle guide di Repubblica. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Grazie, grazie a te Mario. Un bel lavoro che racconta una Basilicata e che a sua volta viene raccontata nelle pagine di questa guida anche da personalità che tanto hanno dato a questo territorio. Raccontaci pure di chi si tratta e che cosa mettete in risalto. Hai detto bene, cerchiamo di mettere un po' in risalto la tradizione enogastronomica della Basilicata, ma non solo quella, perché ad introdurre il volume ci sono due scrittori lucani, ma insomma, ormai famosi in tutta Italia, che sono Mariolina Venezia e Raffaele Nigro, ai quali abbiamo chiesto di, appunto, di raccontarci un po' il loro rapporto con la loro terra attraverso il filo conduttore del cibo. Quindi Mariolina Venezia fa un lungo racconto partendo dai suoi romanzi, dai suoi racconti, ma anche dalle sue esperienze personali, facendo dei paralleli molto interessanti, ad esempio come le capuzzelle, come le chiama lei, che sono queste teste di pecora che prima i contadini, gli allevatori mangiavano praticamente con tutte le ossa, mangiavano così, e ha ritrovato questa stessa cosa a Istanbul, se non ricordo male. Mentre Raffaele Nigro racconta un po', fa una sorta di geografia un po' sentimentale e un po' gastronomica della sua Lucania, attraverso prodotti, attraverso grandi tavolate conviviali, attraverso bicchieri di aglianico, insomma un racconto che consiglio di leggere anche se non si è appassionati di enogastronomia, perché è davvero letteratura, ecco. Ecco, ci sono interviste ovviamente a personaggi noti che ovviamente hanno a che fare con questo territorio, che conoscono la Basilicata. Assolutamente, infatti prima ho visto che mandavi in schermo il viso di Rocco Papaleo, che è uno dei personaggi che abbiamo intervistato, ma ci sono anche Francis Ford Coppola, c'è anche Franco Arminio, c'è Francesca Barra, Michele Placido, c'è Fausto Vizzi, Peppone Calabrese, chi meglio di lui, insomma, per introdurci un po' all'argomento enogastronomico in Basilicata. E a ognuno di loro abbiamo chiesto un po' come abbiamo fatto con gli scrittori, ma attraverso delle interviste abbiamo chiesto di raccontarci un po' dei loro piccoli pezzi di Basilicata.
quindi da Francis Ford Coppola, che ormai lo sapranno tutti, è radicato a Bernalda, che lui chiama Bernalda Bella, e racconta un po' delle cose molto molto gustose, ad esempio che quando lui prepara i lampascioni si mette a cantare in napoletano, perché suo padre era, se non sbaglio, maestro di musica, o comunque suonava nella banda, aveva sposato una figlia di musicisti e quindi aveva questa tradizione che anche Francis Ford Coppola ha ereditato di cucinare e cantare. Certo. E questa cosa ci è piaciuta molto. Sì, sì, è importante il legame che ha poi con la Basilicata, con la comunità di Bernalda. Lui sta proprio lì sotto Palazzo Margherita, seduto a una sedia, quando viene in Basilicata, incontra i cittadini, cerca di immergersi un po' in quella che è la cultura del posto e che del resto rappresenta anche le sue radici. A proposito, la prefazione, dobbiamo ricordare, è curata dal direttore dell'APT di Basilicata, Antonio Nicoletti, che ovviamente lavora quotidianamente per la promozione di questo territorio. Abbiamo parlato delle interviste, ci sono anche circa 200 indirizzi, vengono forniti al lettore su luoghi dove mangiare, ad esempio, o dove fare delle visite particolari. Assolutamente, perché ovviamente parlando di cibo non potevamo non consigliare al lettore dove fermarsi a comprare quel determinato prodotto tipico, mangiarlo in un ristorante, che sia il ristorante elegante, gourmet, o la storica trattoria semplice ma di qualità, e anche dove fermarsi a dormire. Quindi abbiamo cercato di fare un'informazione non solo, come dire, affascinante da leggere, ma anche utile, di servizio. E perché il cuore di questa guida, come anticipavi tu, che abbiamo realizzato insieme all'APT della Basilicata, è appunto il paniere di prodotti cui dispone la Basilicata. Quindi si va dal pecorino di Filiano al caciocavallo podolico, che vedo e che già a quest'ora fa venire un po' di appetito, il pane di Matera, il vino aglianico, la salsiccia pezzente, le melanzane di Rotonda, insomma c'è una quantità e varietà di prodotti gastronomici che fa impressione. Quindi io in primis mi sono stupito di questa ricchezza, e per ognuno di questi prodotti, oltre a raccontarli, a specificare dove si possono comprare, dove si possono mangiare, abbiamo collegato degli itinerari che raccontino il territorio di cui questi prodotti sono espressione. Quindi ovviamente, parlando del pane di Matera, non si può parlare della città dei Sassi. Parlando dell'oliva infornata di Ferrandina, si parla anche della Valle dei Calanchi, e così via. Ovviamente, parlando dell'Aglianico, non si può parlare di paesi carinissimi da vedere come Barile, ad esempio, paese Arbrescia, che secondo me è un gioiello, e così via. Quindi è una sorta appunto di geografia, di sapori, ma anche di paesaggi, di archeologia, di storia. È veramente un ottimo spunto per visitare la Basilicata. Assolutamente, a Corredo ci sono, lo vediamo e lo abbiamo visto da alcune pagine che abbiamo sfogliato insieme, delle immagini, delle fotografie che appunto raccontano questi luoghi, appunto, che poi vengono descritti all'interno della guida. Una guida targata Sapori di Eccellenza, a partire dalla straordinaria copertina consacrata al peperone. Poi cita anche altri prodotti enogastronomici legati a questo territorio. Lo fa il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, che ovviamente ha curato l'introduzione anche di questa guida. Assolutamente, oltre a, insomma, a curare tutte le guide di Repubblica, certo, insomma, ad aver fatto questa squadra veramente fortissima per raccontare il territorio dal Trentino alla Sicilia. E infatti, poi Mario, è un progetto editoriale impegnativo sicuramente, ma dà anche soddisfazione a voi che vi prendete parte, che vi occupate appunto anche di quella fase di ricerca conoscitiva dei singoli luoghi. È come fare ogni volta un viaggio particolare, immersivo nelle realtà che raccontate. Assolutamente, assolutamente, detto bene, anche perché dopo 2 anni di Covid, in cui insomma il viaggio anche solo a pochi chilometri di distanza era vietato, poter finalmente viaggiare non solo a
attraverso le pagine, ma anche fisicamente, è una bella soddisfazione, e abbiamo visto come anche, insomma, l'Italia tutta ha risposto a questo input. Le guide vanno molto bene, i viaggi sono un po' ripresi, anche se, insomma, il Covid non è proprio finito, diciamo così, però la voglia di ritornare a scoprire un po' le bellezze italiane c'è tutta, e la Basilicata è sicuramente protagonista all'interno di questa offerta. Esattamente come dici tu, grazie per essere stato in nostra compagnia, torneremo sicuramente ad aggiornarci presto sui lavori che farete e su quell'immagine di Sud, soprattutto il nostro, ecco, campo d'azione che vorrete restituire ai tanti lettori a livello nazionale, ma non solo. Grazie a te e a prestissimo. Grazie a voi, grazie mille, buona giornata. Grazie, grazie. Cambiamo argomento e parliamo di economia tra i banchi di scuola. Al Maria Pia di Taranto si è tenuto un seminario sui pagamenti digitali e noi vediamo com'è andata nel nostro contributo. Consumatori assidui online, i giovani sono chiamati ad essere sempre più informati in fatto di pagamenti digitali e moneta elettronica. Da qui l'iniziativa del Lions Club Terra Ionica e della Fondazione per l'Educazione Finanziaria, che hanno portato il tema con la BCC all'Istituto Superiore Maria Pia di Taranto. E la scuola è l'ambiente privilegiato per fare educazione economico-finanziaria, perché nella scuola è possibile coinvolgere vaste fasce di popolazione di tutti i livelli, di tutti gli strati sociali, e quindi è possibile veramente riuscire a realizzare quella che sempre più sta diventando un'attività di carattere curricolare. Noi vogliamo realizzare proprio cittadinanza economica, e d'altronde già il disegno legge del 21 siglato fra d'intesa tra il Ministero e la Banca d'Italia pensa a questa disciplina come collocata nelle 33 ore annuali di educazione civica. Proprio perché le finalità ultime dell'educazione civica e quelle dell'educazione economico-finanziaria alla fine coincidono. Per i giovani è importantissimo, perché sono i cittadini del domani, quindi formarli a quello che è il giusto rapporto, il giusto approccio al denaro, al valore del denaro, ai prodotti finanziari che possono dare delle opportunità ma possono costituire anche fonti di rischio, è veramente indispensabile ormai. Noi poi abbiamo il settore, l'indirizzo economico-finanziario, abbiamo amministrazione, finanza e marketing, nonché poi dal terzo anno relazioni internazionali, quindi nella nostra scuola è veramente calzante, e sono veramente stata grata alla dottoressa Di Santo del Lions Taranto San Giorgio Ionico Terra Ionica, nonché alla BCC, nonché alla FEDUF, per aver dato alla nostra scuola questa grande opportunità. Faccio ripetutamente acquisti online, è una cosa che conseguo con molta ordinarietà, perché la trovo veramente una cosa comoda, magari quando dimentico il portafoglio a casa è molto comodo, magari mi capita anche di fare pagamenti tramite telefono con servizi NFC. Una cosa che vorrei chiedere è, magari date le nuove disposizioni che entrano in vigore del 2023, che non, gli esercenti non riceveranno più pagamenti sotto i 60 euro, secondo me è una cosa, non è una cosa giusta nei confronti dei clienti. Io preferirei pagare anche 20 centesimi con magari la carta. Dai pagamenti online alle nuove forme di moneta, dalle carte, le app, alle nuove frontiere del digitale, fino alla sicurezza online e alla circolazione del denaro contante. Argomenti che sicuramente interessano molto i nostri giovani. È una giornata in cui riusciamo a far incontrare istituzioni finanziarie come la nostra, che devono guardare all'oggi, comunque devono guardare alla concretezza delle cose, e gli studenti, che rappresentano invece il futuro del nostro territorio, il futuro della nostra terra, e trovare argomenti comuni con cui entrare in relazione e poter quindi prospettare ai giovani di oggi quello che sarà il futuro dal punto di vista economico. È anche un tema di strettissima attualità, considerate le ultime decisioni del governo rispetto alla gestione del contante.
Eh sì, casualmente ci siamo trovati proprio su un argomento che possiamo considerare caldo, quindi diversi sono i modi di pensare da questo punto di vista, ma una cosa è comune a tutti, il mondo sta andando avanti, il mondo va sempre più verso una moneta elettronica, il contante comunque sarà usato sempre meno. Questo bisogna comunicarlo, bisogna capire quali sono le opportunità, spiegare però anche quali sono i rischi. E chiaramente i giovani sono la platea migliore per parlare di queste cose. Altra domanda sui giovani, loro sono abituati agli acquisti online, anche su questo come gestire l'acquisto per evitare inganni e truffe? E infatti i giovani sono assolutamente una platea con la quale è abbastanza facile colloquiare da questo punto di vista. Loro sono già abili negli acquisti online, nel manovrare delle carte di credito prepagate o altri mezzi di trasferimento, fondi elettronici. Ovviamente noi rappresenteremo anche quali sono i rischi di questa attività, perché quando si parla di denaro si parla di qualcosa di estremamente rilevante, dove non bisogna spesso farsi prendere dall'entusiasmo delle novità, bisogna capire bene che cosa si sta maneggiando e bisogna stare anche attenti alle tanti pericoli che ci possono stare da questo punto di vista. Quindi è chiaro che informare e studiare queste materie è una cosa veramente rilevante. Questo è un convegno che è stato organizzato dal Lions Club Terra Ionica, di cui io sono presidente, in collaborazione con la BCC di San Marzano e FEDUF. Abbiamo voluto questo meeting, questo incontro, proprio per far conoscere ai ragazzi il processo di dematerializzazione del denaro, anche perché loro sono forse i principali fruitori di questi sistemi di pagamento alternativi, quindi è necessario che loro conoscano quelli che sono gli effetti positivi e negativi dell'utilizzo della moneta elettronica e di monete che sono anche virtuali in un certo senso. E oggi vi salutiamo parlandovi di un appuntamento che si è tenuto nelle scorse ore a Dagliano, in provincia di Matera, nell'ambito del Festival Appennino Mediterraneo, che ha visto tra i protagonisti Monio Vadia, anche Giovanni Seneca, ma soprattutto le sonorità, le frequenze del Mediterraneo. Lo guardiamo insieme, grazie per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Aliano celebra i 120 anni di Carlo Levi, nato il 29 novembre del 1902, e lo fa con un pomeriggio in cui, attraverso l'arte, la musica, il racconto, nell'ambito del Festival dell'Appennino Meridionale, si è parlato di pace, di libertà e di accoglienza. La prima iniziativa è stata la presentazione di due abiti realizzati dalla stilista originaria di Roccanova, Carmela Fortunato, e dedicati proprio allo scrittore e pittore antifascista. Carlo Levi lo vediamo spesso sui quadri, sui libri, sui suoi scritti e questa è una grande novità, un'esclusiva, perché ho voluto mettere la sua arte sui miei abiti e credo che l'arte di Carlo Levi sugli abiti rappresenti davvero la Basilicata in tutto tondo. Ecco. Perché la scelta di questi colori e poi ovviamente proprio di queste immagini che naturalmente sono riconoscibilissime, rappresentano l'arte di Carlo Levi e soprattutto dei volti di questo territorio di questo paese? Sì, ho voluto scegliere addirittura gli stessi colori che lui ha usato, perché aveva dei colori molto lampanti, insomma l'azzurro del cielo di Aliano, i calanchi, e quindi ho voluto rappresentare questi personaggi. Quindi qui c'è Giulia, la sua governante che è stata accanto a lui per tanti anni, e qui Tonino, il ragazzo lucano. E quindi ho dipinto queste tele e poi cucite addosso, quindi un bustino con passamanerie a ricordare anche il costume tipico di Aliano, quindi ho usato queste passamanerie di oro
ed è stato bellissimo ed emozionante cucirli, perché ho guardato anch'io con gli occhi di Carlo Levi quei personaggi, ho pensato che lui li viveva proprio di persona, perché ce li aveva di fronte quando li dipingeva, quindi ho avuto davvero un entusiasmo e un'emozione davvero forte, ecco. Un'ultima cosa, oggi siamo nella Pinacoteca qui ad Aliano, che ospita tante altre opere d'arte, ma da domani questi abiti viaggeranno? Andranno in giro in Italia e non solo? Sì, io suppongo che ci sarà un viaggio itinerante di questi abiti, soprattutto nei posti leviani, quindi gireranno in Piemonte, ad Alassio, e quindi cercheremo di portarli in giro in Italia, anche perché no, anche per il mondo, per far conoscere un po' la nostra Aliano e la nostra Basilicata. Poi li porteremo in giro per tutti gli eventi che faremo, dagli eventi del Carnevale agli eventi su Carlo Levi, che non finiscono oggi che cadono i 120 anni, ma finiranno il 26 maggio del 2023, che poi è una data simbolo per Aliano, quando Carlo Levi abbandona definitivamente Aliano per far tappa a Firenze e scrivere Il Cristo si è fermato a Deboli. È un'occasione importante, e anche quella di avere qui ad Aliano oggi il maestro Moni Ovadia per questo grande spettacolo delle rotte mediterranee, che vuole lanciare qui da Aliano un messaggio di pace al mondo intero. All'uguaglianza, alla diversità, alla pace, al dialogo e alla libertà. E questo, rotte mediterranee, racconti, musiche, canzoni, il recital per voce e chitarre di Moni Ovadia e Giovanni Seneca, con Anissa Guizzi, Gabriele Pesaresi e Francesco Savoretti. Il concept alla base di questo progetto, che ha percorso un intero anno e durerà altri due anni? Ma è una sfida che all'inizio ci faceva un po' tremare, perché l'interrogativo era se lo spettacolo dal vivo dovesse essere una prerogativa agostana nelle nostre realtà. Invece noi abbiamo scelto l'autunno, l'inverno, perché è giusto fare delle cose, cultura e spettacolo dal vivo, per chi vive tutto l'anno nei nostri paesi e nelle aree interne. Non voglio paragonarlo ad un servizio come la sanità, la scuola, i trasporti, certo siamo ad un livello superiore, ma la cultura e lo spettacolo dal vivo aiuta a star meglio nei nostri comuni, e questo progetto ha questo obiettivo. Per quanto riguarda oggi, una giornata particolare, i 120 anni dalla nascita di Carlo Levi nella terra in cui ha deciso di restare per sempre dopo l'esilio, no? Moni Ovadia, un nome, una garanzia, e ovviamente i grandissimi musicisti che avrà alle spalle questa sera lo dimostrano, il racconto della pace, dell'esilio che diventa accoglienza. Assolutamente sì, l'occasione dei 120 anni dalla nascita di Carlo Levi è la rappresentazione, l'idea di una realtà che lui ha descritto, ha rappresentato, del contesto storico che ha vissuto e che l'ha portato poi ad Aliano. In un momento nel quale la guerra è in Ucraina, nel cuore dell'Europa, così come di tante guerre che attraversano il Mediterraneo, che non sono solo guerre di bombe, ma sono anche di persone che fuggono dalla fame, dalla miseria, dalla povertà, che chiedono di essere accolte ed integrate. Ecco, noi con Moni Ovadia questa sera vogliamo lanciare questo seme, diciamo, vogliamo piantare questo seme di pace in un momento di grande difficoltà del mondo, che è anche un seme di speranza. L'esilio che diventa accoglienza mi suona un po' come un concetto molto attuale, o almeno così dovrebbe essere. È un concetto che mi è molto familiare. Io proprio in questo momento sto portando in giro un mio spettacolo che è proprio un elogio dell'esilio. Perché l'esilio è una terra insieme reale e virtuale, dove non ci sono frontiere, confini, polizie, burocrazie, rivendicazioni territoriali, guerre. Nell'esilio l'uomo è solo uomo, e allora riconosce il suo simile dallo sguardo, da quello che porta nell'anima, non da quello che ha nel portafoglio né dal passaporto. Quindi l'esilio è il luogo ideale per l'accoglienza. L'esiliato
porta il suo viso e chi sta nella terra che diventa per uno di esilio e per l'altro di accoglienza dell'esilio, lì siamo nel più alto livello di umanità e di spiritualità che si possa concepire. È un'utopia oggi questo? Sì, è sempre stata un'utopia, però bisogna combattere perché c'è qualcosa che è ineludibile. Noi vivremo in pace solo quando vivremo fra stranieri, da stranieri fra gli stranieri. Non c'è da illudersi che finché ci sarà la pestilenza, la metastasi del nazionalismo, noi vivremo in pace. Noi vivremo in pace quando saremo solo uomini fra gli uomini, a prescindere da dove uno è nato, da dove è venuto, perché c'è un solo essere umano su questa terra, è sapiens sapiens africanus. Sì, qualche traccia di Neanderthal, ma poca roba. E allora è sciocco pensare che un uomo, perché ha la pelle di colore diverso, i capelli di forma diversa, o il naso, o gli occhi, sia diverso. Noi siamo portatori tutti della stessa umanità. E poi non solo. Il creato è vita, tutto il creato è vita. Noi condividiamo lo stesso DNA al 70% col moscerino e con lo scimpanzé al 98%. Di che cosa stiamo parlando? E c'è un grande maestro di tutto questo che si chiama Mediterraneo, a proposito di rotta Mediterraneo. È stato il mare nostrum, ma il mare dell'incontro. È il mare che ha una naturale vocazione all'incontro. Qui si sono fertilizzati incontri straordinari, sono nate culture, sono nati commerci ed è nata, direi, una storia straordinaria, formidabile. Però noi ce lo dobbiamo ricordare che il Mediterraneo è fatto per incontrarsi. Io parlo abbastanza correntemente il greco moderno. Il mio manuale dell'Università di Salonico dice così. Cosa fecero i greci? Viaggiarono molto. Insegnarono e impararono, diedero e presero. Questa è la storia dell'umanità. Incontrarsi, scambiarsi le proprie culture, fare fertilizzare nuovi cammini e dare e prendere, sempre con l'idea che il massimo principio, il più sublime che l'umanità abbia mai pensato, è il principio dell'uguaglianza, parità di diritti, parità di dignità, parità di accesso alla conoscenza e parità davanti alle leggi che regolano la giustizia. Questo dovrebbe essere. E noi questo cantiamo. Correrà nella storia
che correrà di generazione in generazione, per ricordare che qui furono accolti degli esuli e che qui questi esuli, nella relazione con le persone che li accoglievano, coltivarono il grande sogno dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia e della ripulsa totale di ogni possibile tirannia.